Ciao a tutti amici, ben ritrovati! Maia Draghia Drusia, Priviet! Priviet cari amici, che bello essere ancora qui con voi. Essere qui con voi dopo che ci siamo voluti dare un po' di spazio, non abbiamo voluto per rispetto delle morti che ci sono state in Russia, dell'attentato in Russia, abbiamo voluto fare un lutto nostro e non distribuire altre canzoni russe. E adesso, dopo due settimane, stiamo ritornando a reagire a nuove canzoni. Cara Laura, se ti ricordi, noi abbiamo portato questa cantante già una volta, si chiama Yulia Savicheva, spero che si dica bene, l'abbiamo portata con tante canzoni, oggi la porteremo con la canzone che si chiama Alta. Questa canzone, cara Laura, parla esattamente di... intanto questa cantante russa è conosciuta anche per altre canzoni, ma la canzone che parla di non dimenticare, di ricordare l'altro, di essere insieme per sempre e di riscaldarsi con il fuoco della passione. Il testo della canzone trasmette un senso di intimità e connessione profonda. Ha ottenuto popolarità grazie anche alla sua voce potente e tante interpretazioni, questa fantastica cantante. È un'espressione di amore e vicinanza che ha colpito il pubblico per la sua bellezza e profondità emotiva. E sì, anche lei ci ha fatto piangere più di una volta con le sue bellissime canzoni, che andiamo a reagire. Siamo di nuovo in Russia, siamo con i nostri carissimi amici, che dire, è un piacere e un onore stare qui con voi, cari amici. Laura. Sì, quando tu sei abituato, Davide, quando noi siamo abituati a ascoltare della bella musica, è impossibile non venire direttamente a Russia e sentire della bella musica, giustamente. Ma soprattutto dipende anche dall'artista, perché sì, ci sono anche musiche leggere, divertenti, musiche popolari che ci siamo divertiti, ma questo artista ha quella passione che mette nel cantare, che tocca dei temi che toccano anche il cuore insieme alla sua voce. Quindi noi oggi, cari amici, saremo qui con voi ad andarla a reagire. Sempre questa canzone ci è stata segnalata sul nostro Telegram chat, dove potete anche voi unirvi e fare parte della comunità, parlare e discutere di tante cose, ma stare in compagnia. Laura, sei pronta? Prontissima. Amici, andiamo insieme. На небо за звездой.
Diceva il finale, non dimenticarmi. Io non so se dall'interpretazione di questa canzone se parla di un amore perduto o di una persona che non c'è più, perché lei nel testo parla che, insomma, le notti senza dormire, senza questa persona che potrebbe essere un familiare, qualcosa, perché appunto dice nel testo, nel cielo oltre la stella, quindi se parla di cielo posso capire che è qualcuno che non c'è più. Alto un volo silenzioso, è facile, nel cielo oltre la stella, alto un volo silenzioso. Non dimenticare nel mio cuore le mie canzoni per sempre con te, non dimenticare le notti senza sonno, dove io e te, io una sola cosa. Meravigliosa questa cantante che io cercavo qualche altra canzone. Io ringrazio a tutti gli amici che sono su Telegram Davide Calte TV, che dicendo mi piacerebbe reagire a una canzone nuova di questa fantastica artista, mi hanno subito accontentato dandomi la possibilità di conoscere anche questa canzone e mostrarla a voi, cari amici che siete lì, che sicuramente conoscete o magari qualcuno non conosce, ma una degna artista, un'artista veramente con tanto talento, una bellissima voce, angelica direi, una voce che veramente trasmette forte emozioni, una ragazza veramente forte, con un animo dolce e gentile. Sì, Davide, più che posso dirti di tante cose belle per questa artista che soltanto apre la bocca e fa uscire delle note più belle, Davide, sì. che ti arrivano dritto al cuore. È un testo molto significativo per molto, quello che sì. Te lo vuoi interpretare. Sì, diciamo, io mi sono completamente andata delle persone che mancano, delle persone che veramente sì. Ci mancano tantissimo, che non ci sono più, e quindi mi ha fatto emozionare tanto, mi ha fatto stare in un momento con tutti loro, tutti quelli che non ci stanno più con noi. E, bellissimo il palco, la scena, il video, Davide, è molto molto bella lei, elegante. È elegantissima, non c'è bisogno assolutamente di adobbare niente, perché soltanto con lei, una principessa così che canta bello e che ti fa sentire, dopo di ascoltarla ti fa sentire meglio. Certo, molto meglio, molto sì, meglio, molto sì. Meglio. Perché la sua musica arriva dritta al cuore, è lo cura. Sì. Ci sono cantanti che riescono a curare, sì, appunto, come dei medici, con la loro voce cercano o riescono anche sì. A curare quelle ferite profonde che grazie alla musica si riescono a attenuare molto e si riesce a vivere un po' meglio. E grazie alla musica che è nata, e grazie a questi artisti che fanno parte della nostra vita quotidiana, perché noi non dimenticheremo mai ogni nostro lavoro, ogni singola reazione che facciamo qui, è ovvio, cari amici, e ce la portiamo dentro il cuore, ce la porteremo per sempre, perché è qualcosa di bellissimo, sono dei doni che hanno questi artisti e noi siamo felici di fare questo lavoro, di stare qui con voi e donarvi le nostre emozioni e ricevere l'affetto che ci date tanto voi. È qualcosa di meraviglioso, è indescrivibile.
possiamo anche avere dei problemi, a volte anche finanziari, dei problemi di tante cose, no? Magari non parlo di problemi di salute, ma, tantissimi. Ma ugualmente ci appagate con i vostri commenti, con il vostro amore, e ci sentiamo meno soli in questo mondo triste a volte, in questo mondo che a volte impazzisce, a volte si ascoltano tante brutte notizie, ma noi quando ci isoliamo qui e stiamo qui con voi a parlare, a reagire delle canzoni russe, è puro amore, è pura passione. Non so se vuoi aggiungere altro, Laura. No, è la bellissima compagnia, perché alla fine tante volte quando tu apri il cellulare e magari non hai neanche un saluto di un familiare, di qualcuna persona su WhatsApp, invece ti trovi con tutte Telegram, ti trovi con tutta la nostra famiglia dei russi, di tutto il mondo, esatto. che ci donano con delle belle parole, delle benedizioni, di quello che veramente abbiamo bisogno soltanto di questo. Della spinta per andare avanti ogni giorno e dei nostri pensieri. Esattamente. Così. Cari amici, grazie come al solito per essere stati qui. È un piacere avervi qui, è un onore. Sì. E noi siamo felici di continuare questo nostro percorso con voi. Siamo felici di continuare con voi e grazie perché voi ci riempite le nostre giornate. Grazie, sì. Laura. Grazie, Davide. Grazie, amici. Spassiva. Spassiva.